Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Ajnanati Mirandasya Om Ajnanati Mirandasya Niranjana Shalakaya Niranjana Shalakaya Chakshurum Militam Yena Chakshurum Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Tasmai Shri Gurave Namaha. Sono nato nelle più profonde tenebre dell'ignoranza, ma il mio maestro spirituale mi ha aperto gli occhi con la torcia scintillante della conoscenza trascendentale. Offro quindi a lui i miei più rispettosi domini omaggi. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Yatare Shrimate Namaseyita Prabhuti Namini. Dasyate Prabhupadasya Nimadvaya Nirantanam Rupasya Palaya Krishna Prakaya Namastate. Namo Vishnu Padaya Krishna Prasaya Yatare Shrimate Bhaktivedanta Swamini Tinamini. Namaste Sarasvate Devi Gauravani Prasaya Nemi Visheshashunya Vadika Shtyatyadi Shatarame. Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivasa di Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama, 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 Hare Hare. Hare Krishna. Oggi leggiamo e analizziamo una lezione di Srila Prabhupada tenuta a Vrindavana, India, il 20 aprile 1975, che i devoti hanno intitolato Salvare l'umanità sofferente. In un'era nella quale la gran parte delle persone soffre a causa di un comportamento degradato in questa vita e nelle vite passate, Sri Krishna appare in una forma particolarmente misericordiosa. Chi è? Sri Chaitanya Mahaprabhu. Questa è la forma particolarmente misericordiosa. Ok. Leggiamo un verso famoso. Chi è abituato ad offrire il cibo a Krishna conosce questo verso a memoria. Comunque, eccolo qua. Il secondo, dei tre, il secondo. Non siamo attaccati, eh? Ok, non siamo attaccati una guerriglia urbana, no, 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 è soltanto l'amplificazione che sta dando qualche problema. Questo è il verso. Namo Mahavadanyaya Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvishe Namaha Namne Goratvishe Namaha Namo Mahavadanyaya Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvishe Namaha Namne Goratvishe Namaha Namo Mahavadanyaya Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Goratvishe Namaha Namne Goratvishe Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Krishna Chaitanya Namne Goratvishe Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Krishna Chaitanya Namne
Namne Gora Tvishe Namaha. Traduzione. O Avatara, estremamente magnanimo, tu sei Krishna stesso apparso come Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Hai assunto il colore dorato di Srimati Radharani e distribuisci ampiamente il puro amore per Krishna. Ti offriamo i nostri rispettosi omaggi. Questa è una preghiera di Srila Rupa Goswami. Giusto? Shri Chaitanya Charitamrita Madhya Lila 19.53. Shri Chaitanya Mahaprabhu è Krishna stesso. Krishnaya Krishna Chaitanya Namne. Egli ha assunto il nome di Krishna Chaitanya, però in realtà è Krishna. Molte scritture lo confermano che Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu è Shri Krishna stesso. Nello Srimad Bhagavatam, nell'undicesimo canto, quinto capitolo, 32esimo shloka, si legge Krishna Varnam Tvija Krishna Sangopangastra Pashadam Yagyar Sankirtana Prayay Yajanti Hisumeda Saha. Nelle radicali, le persone intelligenti partecipano al canto con questa traduzione. Nelle radicali le persone intelligenti partecipano al canto collettivo per adorare l'incarnazione di Dio che canta costantemente i nomi di Krishna. Sebbene la sua carnagione non sia scura, egli è Krishna stesso ed è accompagnato dai suoi compagni, servitori, armi e compagni confidenziali. Dopo aver accettato l'ordine del sannyasa, la quarta tappa della vita, Shri Chaitanya Mahaprabhu, cioè l'ordine della rinuncia, Shri Chaitanya Mahaprabhu fu chiamato Krishna Chaitanya. Rupa Goswami, che ha composto il verso di cui parliamo oggi, dice: tu sei Krishna e ora sei venuto come Krishna Chaitanya. Perché? Krishna prema pradaya te, solo per distribuire l'amore per Krishna. La missione di Shri Chaitanya Mahaprabhu era insegnare che lo scopo della vita è l'amore per Dio. Prema Pumarto Mohan Mahan. Generalmente le persone che seguono, questo è un punto interessante, generalmente le persone che seguono la cultura vedica pensano che i traguardi della vita siano dharma, religione, artha, sviluppo economico, kama, gratificazione dei sensi, e moksha, liberazione. Ma Shri Chaitanya Mahaprabhu ha affermato che al di sopra di moksha, cioè oltre la liberazione, c'è l'amore per Dio, prema pumarto mahan. Stavo leggendo l'altro giorno che quando Krishna è venuto ha portato l'amore per sé, diciamo l'amore per Krishna, l'amore per Dio, ha portato la prema bhakti. Ma quando è tornato nel suo regno trascendentale ha chiuso questo magazzino dell'amore per Krishna, lo ha chiuso. Quando lui è venuto lo ha aperto e ha distribuito l'amore per Krishna. Quando lui è andato via lo ha richiuso, lo ha sigillato. È ritornato come Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu, quindi 500 anni fa, e insieme ai suoi compagni, Sango, Pangasta, Parshadam, lui ha rotto insieme ai suoi compagni i sigilli di questo magazzino. Ha saccheggiato le riserve dell'amore per Krishna, ne ha gustato insieme ai suoi compagni e lo sta distribuendo, ha iniziato a distribuirlo e lo sta continuando a distribuire sull'umanità, all'umanità sofferente, e ci chiede di aiutarlo praticamente a distribuire questo amore per Krishna, questi frutti per l'amore per Dio. Questo è confermato nel secondo verso dello Srimad Bhagavatam, che respinge dharma, artha, kama, moksha, ovvero la religiosità,
lo sviluppo economico che ne consegue, kama, la gratificazione dei sensi. Certo, se c'è sviluppo economico, naturalmente l'uomo è dedito alla gratificazione dei sensi. Però poi, naturalmente, e questo è proprio il programma del mondo materiale, è programmato così per far fallire ogni nostro piano di gratificazione dei sensi, ovvero tentativo di appagamento indipendentemente, pensandoci indipendenti da Krishna, indipendentemente da Dio, la persona suprema. Naturalmente c'è la frustrazione, rammarico, frustrazione, sofferenza, dolore, e quindi moksha, la quarta fase, moksha. Dopo la frustrazione si desidera la liberazione, perché si comprende che questa metodologia non è conveniente, non è opportuna. Però inevitabilmente, se non si viene in contatto con un puro devoto di Krishna della linea di successione, appartenente alla successione di maestri spirituali di Sri Chaitanya Mahaprabhu stesso, non si potrà mai comprendere qual è il modo, la via d'uscita da questo circolo vizioso in ultima analisi. Asara, inutile, di dharma, religiosità, artha, sviluppo economico, kama, gratificazione dei sensi, e poi desiderio di liberarsi dalla inevitabile frustrazione. L'ignorante, che non conosce il giusto sentiero, ricade nel sentiero sbagliato, inevitabilmente. Sri Chaitanya Mahaprabhu è venuto per insegnarci il vero sentiero. L'amore per Dio. E dice che oltre moksha, c'è l'amore per Krishna, il servizio devozionale. Prema Pumarto Maham. Va bene. Questo è confermato nel secondo verso dello Srimad Bhagavatam, che respinge dharma, artha, kama, moksha, definendolo Kaitava Dharma, o in altre parole, in parole semplici, religione ingannevole. Kaitava significa ingannevole o falso. Secondo Vyasadeva, autore dello Srimad Bhagavatam, dharma, artha, kama, moksha non sono essenziali. L'importante è avanzare nella scienza dell'amore per Dio, Krishna. L'amore per Krishna si chiama Krishna Prema. Krishna Prema Pradayate, Krishnaya, Krishna Chaitanya, Nam Nigora Twishna Maha. Krishna Prema. Definito Sri Chaitanya Mahaprabhu da Srila Rupa Goswami come la manifestazione di Krishna più munifica, più magnanima. Più munifica perché? Perché sta distribuendo a tutti quanti il dono più elevato, l'amore per Krishna. Krishna Prema Pradayate. Anche il Bhagavatam insegna questo, fin dall'inizio, primo canto, secondo capitolo, sesto shloka. Savayapum samparo dharmo yato bhaktira dokshaje ahaitukhiya pratiyata yayatma suprasidati. Ci spiega lo Srimad Bhagavatam che l'occupazione suprema, ovvero il dharma, param dharma, il vero dharma, quello supremo, per tutta l'umanità, è quella, quindi l'occupazione suprema per tutta l'umanità è quella che conduce al servizio d'amore e devozione al Signore trascendentale. Questo servizio deve essere incondizionato e ininterrotto per soddisfare completamente l'anima. Se davvero volete la serenità, continua a spiegarci Srila Prabhupada, dovete situarvi sul piano del para-dharma, l'occupazione suprema, se volete la vera serenità. E chi non la vuole la vera serenità? La vogliono tutti la vera serenità, e qui c'è spiegato come fare. Tutti vogliamo essere sereni, e voglio stare un po' tranquillo, si dice. E fatemi stare un po' tranquillo, non si può stare proprio sereni in questa società, si dice, no? Oggi proprio non si riesce a stare tranquilli, c'è sempre qualche cosa che non va. Ma tutto il mondo materiale è così. A Brahma, Bhuvanaloka, dal pianeta più alto al pianeta più basso, non lasciamoci ingannare
interpretazioni delle scritture che ci parlano di luoghi paradisiaci dove non succede mai nulla di male, dove la vita è eterna, dove non succede mai nulla di brutto, come i paradisi. Anche persino sul pianeta Brahma, e i pianeti paradisiaci sono al di sotto del pianeta di Brahma, anche nel pianeta di Brahma, anche quello è considerato un luogo di miseria, perché nascite e morte si susseguono ripetutamente. Anche lì dobbiamo andare al di là del pianeta di Brahma, dobbiamo tornare nel cielo spirituale. Allora, se vogliamo la vera serenità, dovete situarvi sul piano del Param Dharma, l'occupazione suprema. Tutti quanti sono occupati, è come non lo vediamo qui a Roma, come in un paesello sperduto dell'Aspromonte, sono tutti comunque tutti occupati, tutti. Però nessuno sa qual è la vera occupazione, quella suprema, perché tutti quanti si muovono per cercare cosa? Tutti quanti sono occupati per cercare Shubha. Shubha in sanscrito significa un risultato propizio, un risultato favorevole, ovvero la serenità, la felicità, l'appagamento, ma mica soltanto per se stesso e per tutte le persone che mi sono vicine. I miei parenti, i miei amici, la mia società, poi dipende, no? Il mio mondo. Tutti vogliamo essere sereni. C'è chi lavora per il proprio interesse, per la propria serenità, chi lavora per la propria serenità e per la serenità degli altri. Comunque tutti quanti stanno cercando Shubha, però nessuno la trova. Almeno da quello che si vede, da quello che si può constatare affacciandosi nel mondo, nessuno è sereno. C'è tanto travaglio, tanta sofferenza, tanta ansia, tanta inquietudine, no? Tutti vivono tanti disagi, traumi, tanti traumi, tutti traumatizzati, sempre disturbati, c'è sempre qualcosa che non va. Il Bhagavatam però ce l'ha detto, dice manda vaghia, manda su manda matayo. La gente, l'uomo in Kali Yuga è molto sfortunata, la gente. Sono sempre sviati, fuorviati, mal guidati. Si imbattono costantemente in guide che li portano fuori strada. E poi sono sempre disturbati, c'è sempre qualcosa che non va. Sempre qualcosa che non va. Sempre, costantemente. E allora Prabhupada ci dice... si fa portavoce dell'intera catena di maestri spirituali, dell'intera Guru Parampara. In ultima analisi si fa portavoce del desiderio di Krishna. Qual è il desiderio di Krishna? Riportarci a casa. Ma si fa portavoce e ci dice: volete la vera serenità? E tutti sì, la vogliamo la vera serenità. Allora dovete situarvi sul piano del Paramdharma. Occupatevi di qualcosa, certo, non viene chiesto di rimanere immobili, monolitici, nulla facenti, apatici. No, ci viene chiesto di occuparci, però di occuparci spiritualmente, di essere impegnati in attività spirituali, ovvero nel Param Dharma. Allora, il Param Dharma è l'occupazione suprema. Il termine Param viene usato tante volte nella Bhagavad Gita. Non si parla di Param Drishtvani Vartate, di gusto superiore, si parla di Paramdham, si parla di Parambrahman, nel Bhagavatam di Paramdharma. Ecco, allora, Prabhupada adesso sta analizzando la parola Param. Il termine Param, supremo, significa supremo, si può applicare anche al Signore, il Purusha, cioè a Krishna, così proprio come Arjuna lo descrive nella Bhagavad Gita. Nel capitolo 10, verso 12, si legge della Bhagavad Gita: Param Brahma Param Dhamma Pavitram Paramam Bhavam Purusham Shashvatam Divyam Adideva Majam Vibhum. Arjuna si rivolge a Krishna e gli dice: tu sei Dio, la persona suprema, Param, la dimora finale, la verità assoluta, sei la persona originale, trascendentale ed eterna. Sei il non nato, il più puro e il più grande. E questo è ciò che dice Arjuna. Si rivolge con il termine Param a Krishna. E anche Brahma fa la stessa cosa. Si rivolge a Krishna col termine Param. Dove? All'inizio del quinto capitolo. Sì, all'inizio del quinto capitolo, ovvero quello pervenuto a noi, no? Come inizia? Ishvara
Parama Krishna, Sachidananda Vigraha, Anadiradir Govinda, Sarvakarana Karanam. Gli dice la stessa cosa che gli ha detto Arjuna, che gli dirà Arjuna in altre parole. Krishna viene personalmente ad insegnare la Krishna Bhakti, il servizio devozionale a Krishna. È venuto, qui Prabhupada sta tenendo la lezione a Vrindavana e dice, è venuto in questo distretto di Mathura. Il suo luogo di nascita è ancora qui. Krishna è disceso 5.000 anni fa per insegnare la scienza della Krishna Bhakti. Esponendo la Bhagavad Gita 4.8, nel quarto capitolo, egli dice Dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Yuge yuge, di era in era, yuga sono le ere, no? Yuge yuge, di era in era cosa fa? Dharma samstapanartaya sambhavami yuge yuge. Discendo di era in era, sistematicamente, periodicamente, perché? Per ristabilire i principi della religione. Ma alla fine della Bhagavad Gita, 18.66, dichiara Sarva dharmam paritya già, mamekam sharanam vraja. Lascia ogni forma di religione e abbandonati a me soltanto. Questo si trova anche nello Srimad Bhagavatam 1.1.2. Questa ultima affermazione di Krishna sembra contraddittoria e sembra un tranello. Dice no. Dice, lascia ogni forma di religione e abbandonati a me soltanto, ovvero alla religione di Krishna. Allora non è un lasciare tutte le religioni. Perché mi stai chiedendo di lasciare tutte le religioni e poi mi dici di accettare la tua religione, un'altra religione? Perché bisogna ben capire cos'è quest'altra religione. Quest'altra religione è il Param Dharma. Ci sono tante religioni, tanti metodi che possono mondare il nostro cuore da determinate impurità, più o meno. Prayaschitta, metodi di purificazione, di espiazione, prayaschitta. Le religioni sono pieni, colmi di questi riti purificatori, di queste metodologie purificatrici, ma lui è il Pavitram, Krishna è il purificatore supremo, il più puro è il purificatore supremo. Quindi Krishna dice, non sei indipendente. Lui ci sta facendo capire che noi non siamo indipendenti, noi apparteniamo. Noi dobbiamo sviluppare un senso di appartenenza. La parola jiva significa sì anima, ma enfatizza la parola jiva, enfatizza l'aspetto caratteristico dell'anima, ovvero quello della dipendenza da Krishna. Jiva significa che dipendiamo da Krishna. Allora Krishna dice, siccome questa è la tua condizione eterna, naturale, mam ekam sharanam vraja. Eka significa uno, a me mam ekam, me soltanto sharanam, prendi rifugio soltanto in me. Rifugiati, abbandonati soltanto a me. Abbandonati a me. Questa è la religione. Dobbiamo accettare una religione, però dobbiamo accettare una religione non sulla base di motivazioni culturali, territoriali, quindi un'appartenenza di carattere materiale, in ultima analisi, legata al corpo. Non è quella la nostra religione. La vera religione è abbandonarsi completamente a Krishna, Dio la persona suprema. Come lui dice, mamme kam sharanam vraja, lascia tutte le religioni e abbandonati a me. Krishna, ecco. Krishna non è venuto per stabilire la religione induista. Ieri è venuto un ragazzo molto bravo, Flavio, no? Molto bravo questo ragazzo, laureato in filosofia, e molto interessato proprio alle filosofie orientali, però ecco, è vittima di una certa controcultura, anticultura,
è vittima di gente che inganna, il mondo accademico inganna, lo vediamo perché lui pensava, pensa, speriamo non lo pensi più, che approfondisca questa informazione che gli è giunta proprio ieri, lui pensava che il movimento per la coscienza di Krishna sia induismo. Lui è molto attratto dalle religioni orientali e quindi è venuto a conoscere questo aspetto dell'induismo, questo aspetto occidentalizzato dell'induismo. Wow! Completamente fuorviati, no? Manda su manda bhagya, manda su manda matayo, costantemente sviati e fuorviati da guide e leader ciechi. E inevitabilmente si cade nel pozzo oscuro dell'ignoranza. Inevitabilmente. Inevitabilmente. Invece no, Prabhupada qui ci tiene a stabilire. Krishna non è venuto per stabilire la religione induista, o cristiana o musulmana, no. La religione è religione, come l'oro è oro. Non si può dire l'oro indù, o l'oro cristiano, o l'oro musulmano, non è possibile, l'oro è oro. Questo modo di considerare la religione si chiama Kaitava Dharma, Dharma ingannevole. L'oro è oro, è puro, l'oro puro. Il Bhagavatam, quindi, ci insegna, il Bhagavatam è definito Amala, l'Immacolato, il Purana Immacolato, dei 18 Purana è quello Immacolato, situato di là dalle tre influenze della natura materiale. Puro, trascendentale, lo Srimad Bhagavatam. Allora, il Bhagavatam insegna Dharmantu Sakshad Bhagavat Pranitam. Dharma significa ordine o legge data da Dio. Questo è il Dharma e questa è la semplice spiegazione del Dharma. Dharma significa Dharmantu Sakshad Bhagavat Pranitam. Prendete ad esempio le leggi dello Stato. Una legge è sancita dal governo. Non ci si può fare una legge a casa propria. Non si può dire che mi importa della legge stabilita dal governo o dal presidente, mi farò la mia legge da solo. Non è possibile, non sarà mai accettata come legge. Se in modo analogo costruite il Dharma senza fare alcun riferimento all'autorità, il vostro non è Dharma, bensì religione ingannevole, Kaitava Dharma. Kaitava, ingannevole. Quello di cui parla Dio, la persona suprema, è dunque il Dharma. Il Dharma, non un Dharma. Krishna non parla di un Dharma. Krishna non significa Dio nella lingua indiana. In italiano dico Dio e in indiano dico Krishna. No. Mam ekam sharanam vraja, abbandonati soltanto eka. A me soltanto. Tutte le altre vie sono ingannevoli e quando, ovvero, attenzione, tutte le altre vie sono ingannevoli, ovvero tutte le vie che non conducono al principio del Mame Kam Sharanam Vraja, prendere completo rifugio in Krishna, Dio la persona suprema. E come deve essere questo rifugio? Questo rifugio deve essere Ahaituki Apratiyata, deve essere ininterrotto, non a compartimenti stagni, la mia vita. Adesso mi occupo di questo, poi dopo mi occupo della religione, poi c'è il momento in cui mi occupo della famiglia, poi un momento in cui mi occupo del lavoro, poi un momento in cui mi occupo dello studio, no. Apratiyata, senza soluzione di continuità. Altrimenti vuol dire che non ci stiamo lasciando, se non ci attrae tanto da coinvolgere tutti gli aspetti della mia giornata, io devo chiedermelo come mai. Se Krishna è Dio, la persona suprema, è infinitamente affascinante. Come faccio io a non lasciarmi affascinare? Come mai non sono affascinato 24 ore su 24? Allora c'è qualcosa che non va. Allora, non c'è sicuramente qualcosa che non va in Krishna. Krishna è l'infinitamente affascinante, il supremamente attraente, il magnete supremo, significa Krishna. E se io
mi lascio attrarre da Krishna soltanto in alcuni momenti della giornata, vuol dire che c'è qualcosa che non va nel mio approccio. Ovvio, altrimenti mi lascerei attrarre a pratiyata in maniera ininterrotta. E quindi ahaituki. Ahaituki significa senza porre condizioni, senza aspettarsi nulla in cambio. Altrimenti non è amore, altrimenti è religiosità. Sono un religioso che mi rivolgo a Dio, simpatici di Hare Krishna, mi piace la loro visione, più che altro perché sono un po' deluso dalla visione religiosa del luogo in cui sono nata, della mia cultura. Sono un po' così, mi lascia un po' abbeccosciuto, come si dice, non mi convince molto. Ah, simpatici di Hare Krishna, la loro filosofia, ma l'approccio rimane religioso. Non è apratiyata, non è ininterrotto. Krishna è infinitamente affascinante e io devo concedermi l'opportunità di lasciarmi attrarre completamente da Krishna, Dio, la persona suprema. Tutte le altre vie sono ingannevoli. E quando Krishna dice Mame Kam Sharanam Vraja, non si rivolge ad una comunità, ad un paese o ad una nazione in particolare, ma a chi? A tutti. Tutti. Sarva Yonishu Konteya, Murtaya Sambhavantiya, Tassam Brahma Mahadyonir, Aham Vija Pradapita. Krishna dice, io sono il padre che dà il seme a tutte le specie, che dà il seme di tutte le specie. Ecco, ora abbiamo capito anche da dove viene, nella tradizione nostrana, cattolica, padre nostro, il padre celeste, il padre, Dio visto come padre. È dalla Bhagavad Gita. Aham, bija, aham, io, bija, seme, prada, pita, pita sono il padre. Pita significa padre, l'antenato, pita, pita. Questo per chi volesse, 14 capitolo, quarto verso, quarto shloka, 14.4. Krishna non dice mi rivolgo agli indiani. Krishna non dice mi rivolgo agli indù. No, Krishna parla a tutti i suoi figli, sia a tutti gli esseri viventi. Non importa se sono bianchi, neri o blu. Blu, dice pure blu proprio qua. Non importa se sono bianchi, neri o blu, viene in qualche altro pianeta. Anche qui in questo pianeta ci sono dei pesci blu, il pavone blu. Questo non ha alcuna importanza. Vedere in termini di corpo ha un nome. Questa visione ha un nome: malattia della pelle. Malattia della pelle. Krishna dice che non dobbiamo confondere il corpo con il sé. Il corpo si trasforma in modo naturale passando dall'infanzia alla giovinezza e poi alla vecchiaia, ma la parte integrante di Krishna è all'interno del corpo, ovvero l'anima. L'anima è una parte integrante di Krishna, part and parcel, parte integrante di Krishna. È questo che dovete comprendere ed è questo l'inizio della conoscenza presentata nella Bhagavad Gita, scienza, non religione, scienza o filosofia nella sua accezione più l'amore per il sapere, l'amore per la conoscenza, scienza. Dobbiamo capire ciò che è all'interno del corpo. Questo è l'inizio dell'educazione spirituale. Molte religioni, non lo sappiamo, l'abbiamo visto, chi ha letto di noi, chi ha partecipato a conferenze, seminari, incontri, documentari, sappiamo, nelle religioni ci sono un po' di queste informazioni, nelle varie religioni che popolano il pianeta, no? Ma sono sempre informazioni un po' farraginose, molto spesso farraginose, rese più o meno chiare dall'esegeta di turno, dal leader di turno, dallo speaker di turno, ma comunque farraginoso. La chiarezza della Bhagavad Gita non è raggiunta proprio da nessuno. È impossibile, perché? Perché Krishna è Dio, la persona suprema.
Krishna è la fonte da cui emana tutto quello che esiste. Quindi vogliamo conoscere le cose così come sono e chiediamolo a Krishna, chiediamolo alla fonte da cui emana tutto quello che esiste. È molto semplice, molto semplice. Purtroppo il mondo intero vive pensando: io sono questo corpo, sono indiano oppure sono europeo. Ma lo Srimad Bhagavatam condanna questo modo di pensare con le parole Yasyatma Kunape. Yasyatma Buddhi Kunape Tridatuke. Janesu Abhigyesu Sa Eva Gokara. Go significa mukha. E kara significa asinelli, ciuchino, ciucco, asino. Di una persona che pensa: io sono questo corpo, sono indiano oppure sono americano, il Bhagavatam dice non è neanche un essere umano. Io sono indiano, e allora non sei un essere umano, non sei da considerarsi essere umano. Perché il cane pensa: io sono un cane e appartengo alla nobile razza canina. Il gatto pensa: io sono un gatto e appartengo alla fiera stirpe felina. Io non sono umano, io sono un'anima spirituale. Nella forma umana di vita l'intelligenza si sviluppa sufficientemente per capire questo. In tempi vedici piccoli bambini di 5 anni si guardavano intorno, guardavano se stessi e realizzavano la differenza tra la materia e il vero sé, ovvero tra se stessi e tutto ciò che li circondava, a partire dal corpo. Differenza. Io sono Aham Brahmasmi, 5 anni, in tempi vedici. Oggi deve venire qualcuno dal mondo spirituale a dircelo: non sei questo corpo. E questo dovrebbe farci capire, realizzare il livello infimo della nostra conoscenza, della nostra intelligenza, della nostra perspicacia, della nostra... Sa Eva Gokara è una mucca, un asino. Una persona, dice il Bhagavatam, questo è il verdetto del Bhagavatam, se una persona pensa: io sono questo corpo, sono indiano, sono italiano, beh, non sei migliore di un asino o di una mucca, asserisce il Bhagavatam. Il movimento per la coscienza di Krishna è molto, molto importante, perché tutti sono convinti di essere il corpo, nessuno comprende di essere nel corpo. Proprio come io sono in questo vestito, ma non sono il vestito. Questo è il primo insegnamento della vita spirituale. Sfortunatamente manca praticamente del tutto. Ora potete vedere realmente che questi ragazzi europei e americani, sebbene siano tutti giovani, hanno dimenticato le relazioni basate sul corpo. Nella nostra organizzazione abbiamo africani, canadesi, australiani, europei, indiani, italiani, entriamo più nel dettaglio, non lo dice, dice europei, ma non fanno considerazioni basate sul corpo, come quella che ho fatto io 2 secondi fa, italiani. vivono come eterni servitori di Krishna. Questo è l'insegnamento dato da Sri Chaitanya Mahaprabhu. Jivera Svarupahai? Krishna era Nityadasa. L'essere individuale è, per la sua stessa natura costituzionale, un eterno servitore di Krishna. E questo non è facile da accettare. Ecco perché tutto questo proliferare di filosofie impersonaliste. Ovvero, cosa sono le filosofie impersonaliste? Esiste la coscienza di Krishna ed esistono tutte le altre che sono filosofie impersonaliste, più o meno. Perché? Perché accettare profondamente e agire di conseguenza, di essere eternamente, attenzione, eternamente servitori di qualcuno, in questo caso di Krishna, Dio la persona suprema, non è facile, non è facile. Allora necessariamente l'anima condizionata cerca spasmodicamente un modo, un'alternativa per non essere un eterno servitore di Krishna, un eterno servitore di Dio. Perché? Perché qui servitore nel mondo materiale ha assunto un'accezione distorta. Servire qui è una cosa brutta,
Ma brutta, brutta servire significa assoggettarsi a qualcuno per necessità. Devo sottomettermi al padrone di lavoro, per esempio, al capo, perché se no non mangio, se no mi licenzia, se no, però è brutto, è bruttissimo. Allora trasferiamo, proiettiamo questa mentalità anche su Krishna, su Dio, la persona suprema, e pensiamo deve essere bruttissimo allora eternamente. Qui già 40 anni, 50 anni di lavoro sembrano un'eternità, e non vedo l'ora che arrivi la pensione per poter finalmente tagliare i ponti con questo servo, schiavo di qualcuno. Ma eternamente? Non è facile accettare essere eternamente servitori di Krishna, perché abbiamo dimenticato che servizio è sinonimo di amore. Amore. L'essere individuale è, per la sua stessa natura costituzionale, un eterno servitore di Krishna. Se vogliamo essere felici, dobbiamo accettare il principio stabilito dallo Srimad Bhagavatam, che il Dharma più elevato è la Bhakti, la devozione a Krishna. Yato Bhakti Radoksha Jai. La Bhakti nasce dall'amore. Non potete obbligare nessuno ad amarvi, perché avviene naturalmente. L'amore naturale per Krishna è nel cuore di tutti, e lo si legge nel Chaitanya Charitamrita. Nitya Siddha Krishna Prema Sadhya Kabunaya Shravana De Shuddha Chittekara Yeudaya. Il puro amore per Krishna esiste eternamente nel cuore degli esseri individuali. Non è qualcosa che si deve ottenere da una fonte esterna. Quando il cuore si purifica con l'ascolto e col canto, questo amore si risveglia naturalmente. Udaya significa viene risvegliato. Udaya. Tutti abbiamo l'amore per Krishna nel cuore, ma tutti, anche chi pensiamo no, questo è impossibile, questo qui è impossibile. No, anche quello lì ce l'ha. Tutti abbiamo l'amore per Krishna nel cuore, è naturale, ma questo amore viene distribuito in vari modi purtroppo. Tutti abbiamo amore per Krishna, ma questo amore viene distribuito in vari modi, verso la famiglia, nei confronti della famiglia, alla comunità, alla nazione, al paese. Sparso, viene sprecato, in ultima analisi, viene sprecato. Deve essere concentrato, trasformato in amore per Krishna. Questo è ciò che si deve fare. Allora tutto diventa perfetto. Ed è questo l'insegnamento di Sri Chaitanya Mahaprabhu, molto semplice. Ci aiuta Chaitanya Mahaprabhu con i suoi insegnamenti a canalizzare tutta la potenza d'amore, tutta la potenza di fuoco d'amore che abbiamo nel cuore verso Krishna, via Vasayatmika Buddhi Ekeha, ancora questa parola Eka, Ekeha Kurunandana, risoluti in un'unica direzione, risoluti, intelligenza risoluta, e non questa intelligenza che si disperde, e un po' di amore va a finire alla famiglia, un po' di amore alla società, un po' di amore ai parenti, un po' di amore alla comunità, al lavoro, alla mia passione, al mio hobby. No. Nella Bhagavad Gita Krishna dice: Manusha nam sahasreshu kashidyatati siddhaye yatatam api siddhanam kashin mam vettitattvataha. Tra migliaia di persone forse una cercherà la perfezione, e tra coloro che la raggiungono raro è colui che mi conosce veramente, raro. Non siamo nemmeno capaci di capire che cosa sia Krishna, che dire di amarlo. Pensiamo che Krishna sia un concetto filosofico, pensiamo che Krishna sia l'amore universale senza forma, che non sia una persona. È un'impresa molto difficile amarlo, ma Sri Chaitanya Mahaprabhu ha distribuito l'amore per Krishna. Sri Chaitanya Mahaprabhu qui davanti a voi con Sri Nityananda Prabhu
Insomma, faccio vedere. Effetti speciali. Ah, dove stiamo? Ha elevato molte persone corrotte al piano trascendentale dell'amore per Krishna. Molte persone corrotte. Srila Narottam Das Thakur compose un canto Vrajendra Nandana Yei Sachishuta Hoilo Sei Balarama Hoilo Nitai. Krishna è diventato Chaitanya Mahaprabhu e Balarama è diventato Nitai o Nityananda. Gli stessi due fratelli discesi come Rama e Lakshman e Krishna e Balarama sono venuti di nuovo come Chaitanya Mahaprabhu e Nityananda Prabhu. E qual era la loro missione? Papi, tappi, jatta, cilo, hari, name, udarilo. Papi, papi. Papi significa colpevoli. Liberare col santo nome di Krishna tutte le persone colpevoli e coloro che patiscono le ansietà materiali. Ecco perché sono venuti questi due fratelli. Un'altra volta, ancora. Tara, Shakshi, Jagai, Madai. Jagai e Madai ne sono la prova. Chi sono Jagai e Madai? Erano due debosciati. Jagai e Madai erano due debosciati. Sebbene provenissero da una famiglia di Brahmana, si erano trasformati in cacciatori di donne, ubriaconi e truffatori, e sappiamo anche assassini, del Chaitanya Charitamrita. Nityananda Prabhu li liberò nonostante Nityananda Prabhu li liberò nonostante tutto, ed entrambi divennero Vaishnava di prima classe. 500 anni fa, essere degli ubriaconi era considerato deplorevole, specialmente nella parte più elevata della società indù, ma oggi è di moda. Per ubriacarsi è diventato di moda. Eh sì, cocktail, tutta una scienza, cocktail. Se volete che una società o un paese ora pieni di peccato e di sofferenza, papi tappi, si elevino, se volete questo veramente, allora dovete accettare il metodo di Sri Chaitanya Mahaprabhu Kijai. Lo potete verificare praticamente. Anche questi ragazzi europei e americani sono nella stessa categoria di Jagai e Madai. O almeno prima era così, ma ora non più. Come sono stati liberati? Con lo stesso metodo, cantando il santo nome. Papi, tapi, jata, cilo, ariname, udarilo. Il movimento per la coscienza di Krishna è molto importante e dà risultati concreti. Fate conoscere il canto senza offese del Mahamantra Hare Krishna, attenzione, senza offese del Mahamantra Hare Krishna, e vedrete che la situazione mondiale migliorerà moltissimo. È un appello. È così. E si sta incredibilmente realizzando. Noi mandiamo i nostri devoti di villaggio in villaggio, in Europa e in America. Usiamo mezzi moderni, utilizziamo i microfoni per cantare il mantra Hare Krishna, comodi autobus, macchine e furgoni per andare in ogni villaggio a distribuire i libri e cantare Hare Krishna. Uno dei nostri leader è presente qui, Sriman Tamal Krishna Goswami. Egli gestisce circa 12 autobus e c'è anche Amsa Duta, che fa lo stesso in Germania. Abbiamo applicato quello che Chaitanya Mahaprabhu ha insegnato, Priti Vitya Chayata Nagara di Gram. In ogni città, in ogni villaggio si udrà il canto del mio nome. Questo movimento del Sankirtan dovrebbe essere introdotto in tutto il mondo, in ogni paese e in ogni villaggio, specialmente in India, perché generalmente in India la gente è cosciente di Krishna. Con mezzi artificiali stanno cercando di dimenticare Krishna,
ci stanno provando con mezzi artificiali a dimenticare Krishna. La situazione è questa, ma può e deve cambiare, perché hanno una tendenza naturale a diventare coscienti di Krishna. È per questa ragione che ancora oggi molte centinaia e migliaia di persone vengono a Vrindavana per gustare la dolcezza trascendentale della coscienza di Krishna. Ora anche gli stranieri sono attratti dalla coscienza di Krishna e io cerco di sistemarli nei nostri templi. Il tempio in cui siamo adesso è uno di questi. Abbiamo 4 o 5 templi in India, ne stiamo costruendo uno grandioso a Hyderabad e abbiamo notato una reazione positiva. Noi chiediamo ai leader della società e agli indiani di prendere con molta serietà il movimento per la coscienza di Krishna, il movimento Hare Krishna. Sarà un bene per tutti e il mondo intero conoscerà la pace. Non ci aspettiamo che in tutto il mondo tutti aderiscano alla coscienza di Krishna, ma se anche un 5%, un 2%, un 3% delle persone lo farà, sarà un grande esempio. La nostra unica richiesta è semplicemente Harernam, 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 Aiva, Kevalam, Kalona, Stievana, Stievana, Stieva, Gatir, Anyata. In queste radicali non c'è altro modo, non c'è altro modo, non c'è altro modo di elevarsi spiritualmente che cantare il santo nome, cantare il santo nome, cantare il santo nome di Sri Hari. Questo è scritto nei Purana. Brihannaradiya Purana. Questa è la formula degli Shastra delle scritture vediche e ne rimarrete stupiti. Vi invito a visitare i nostri centri in Europa e in America e a vedere come si canta e si danza davanti alle divinità di Sri Chaitanya Mahaprabhu, di Nityananda e di Radha Krishna. Di recente sono stato ad Atlanta per la prima volta. Lì ragazzi e ragazze hanno preso 3 case molto grandi. La casa di mezzo è stata trasformata in un tempio. Come cantano e danzano bene! Se ci andrete, vi stupirete! Senza dubbio questo movimento sta crescendo nei paesi stranieri. E perché non nel nostro? Parla dell'India. Il governo, i leader e gli amministratori dovrebbero riflettere profondamente sulla serietà del movimento ed aiutarci. Stiamo portando a predicare qui dei devoti da paesi stranieri. Per quanto tempo ancora dovrò portarli? Desideriamo diffondere il movimento in tutta l'India con grande serietà e invitiamo i giovani intellettuali dotati di cultura a farsi avanti per esaminarlo con attenzione. Non è un movimento basato sul sentimentalismo, ci sono i libri. Abbiamo già pubblicato circa 50 libri. Il movimento di Sri Chaitanya Mahaprabhu è fatto sia per le persone senza cultura, perfino per gli analfabeti, sia per i più grandi scienziati, filosofi, filantropi e politici. Possiamo essere d'aiuto in entrambi i casi. Gli scienziati e i filosofi hanno a disposizione molti libri, mentre coloro che non sono colti possono semplicemente cantare Hare Krishna. Questo movimento è diventato importante e interessante. Le classi più elevate della società hanno acquistato i nostri libri. Famosi professori universitari stanno prenotando libri che non sono stati ancora pubblicati. Ecco, proprio ieri sera una docente universitaria è venuta qui, ha assistito al nostro programma e poi ha chiesto lo Srimad Bhagavatam. Gliene abbiamo parlato un po' e ha chiesto lo Srimad Bhagavatam. C'eri tu? Certo. Sì. È presente qui il nostro sannyasi Satsvarupa, che va nelle biblioteche, nelle università e dai professori, ottenendo risposte molto positive. Non confondete il movimento per la coscienza di Krishna con una setta e non prendetelo per un'organizzazione della CIA, dice Prabhupada. Sono tutte idee stupide. Credete che gli americani siano tanto sciocchi da diffondere il loro movimento della CIA diventando Vaishnava, cantando e danzando?
Gli americani sono diventati così stupidi? No. Hanno preso molto seriamente questo movimento. Non sono della CIA, non sono americani né europei, sono Vaishnava, servitori di Krishna. Non fatevi delle idee sbagliate su di loro. Cercate di cooperare e di aiutare questo movimento per il bene dell'intera società umana. Vi ringrazio moltissimo. Srila Prabhupada ki jai, che bel manifesto per la coscienza di Krishna. Allora, Diana, Hare Krishna, oggi vi sento forte e chiaro, sì, perché ieri sera abbiamo avuto dei problemi col server. Adesso è tutto ok. Tore, ah, Salvatore, buongiorno Hare Kirtan, buongiorno Hare Krishna. Una domanda, esiste una pubblicazione in italiano sulla vita e gli insegnamenti di Chaitanya Mahaprabhu? Grazie, sì sì, certo, si chiama Chaitanya Charitamrita. Sono 8 volumi e che spiegano nel dettaglio la vita e gli insegnamenti di Sri Chaitanya Mahaprabhu, strutturato così come è strutturata la Bhagavad Gita o lo Srimad Bhagavatam, o la Sri Upanishad o l'Upadeshamrita, ovvero come tutti i testi classici che Prabhupada ha condiviso con l'umanità sofferente, ovvero con la lingua originale, sanscrito, o il bengalese nel caso del Chaitanya Charitamrita, la traslitterazione in caratteri romani, la traduzione parola per parola, traduzione letteraria e infine la spiegazione, in accordo con gli insegnamenti degli acharya, dei maestri spirituali precedenti, ovvero in accordo con gli insegnamenti di Krishna nella Bhagavad Gita. C'è, si chiama Sri Chaitanya Charitamrita. Bene, dunque oggi pomeriggio, ore 18:30, ci sarà seminario sulla Bhagavad Gita. Affronteremo il capitolo terzo e nel dettaglio analizzeremo i versi 4, 5 e 6 del terzo capitolo, in cui viene messa particolare enfasi sul reale scopo della vita e sul modo per conseguirlo, per evitare che ogni impresa risulti un fallimento. Quello è il rischio, eh? Rischio reale. Quindi oggi a partire dalle 18:15 iniziamo a cantare, 18:30 iniziamo proprio a parlare e discutere della Bhagavad Gita. Ovviamente in diretta su www.isconroma.it o sul canale Iscon Roma di www.mayapur.tv. Auguriamo a tutti quanti una giornata meravigliosamente cosciente di Krishna e di pianificazioni di servizio a Krishna e di collaborazione, come Srila Prabhupada chiede e richiede, questa è la sua richiesta, che collaboriamo tutti quanti, Sankirtan, per diffondere il movimento per la coscienza di Krishna. Ognuno dalla propria posizione, ovvio, però collaborativi, propositivi e collaborativi. Hare Krishna. Grazie di tutto per la vostra attenzione. Srila Prabhupada ki jai, Sri Chaitanya Charitamrita ki jai. Mitai pura pregnande, hari helvo. Yeah.